Bonjour, madame, monsieur. Domani vado a Roma e come ogni volta che vado a Roma ne approfitterò per perdere un po' d'artificiali anche al mare. Perché non è giusto lasciare artificiali solo al lago. Quindi ho intenzione di fare due tipi di pesca diversi. Uno al Tevere a cercare big scappottoni cavedani e uno al mare a pescare un po' a jigging e un po' a needle. Needle ne ho già a bizzeffe, quindi penso che mi farò qualche jig e un paio di jerk per andare a cercare cavedani. Siamo diventati un sacco, siamo 8600 iscritti tipo. Fantastico, grazie raga. Non me l'aspettavo tutta sta gente. Se non l'avete ancora fatto potete iscrivervi adesso e attivare il campanellone. Non ho molto altro da aggiungere, sigla. Allora direi di iniziare subito dal jig, che ho già lo stampo pronto, l'ho fatto in questo video qua sopra. E poi più tardi faccio il jerk in legno, perché almeno ho poi tutte le cose pronte da verniciare insieme. Sì, penso che farò così. Oh! Posso finalmente sfruttare questa scatola che mi ha mandato Matteo, che è una cosa meravigliosa. Mi ha mandato questo pacchetto con praticamente tutti i stampi fatti con la stampante 3D di esche. Tipo questo è un cranchettino. Ci abbiamo un altro modello di crank così. C'è un... C'era. Ci sono dei jerk. Ecco, c'è un bel jerk così più grande con addirittura il rattle. Pazzesco. E non so come mettergli l'armatura a sta roba, quindi dovrò inventarmi qualcosa. Farò questo crank in plastica, questo jerkettino e uno in legno. Perché questi sono... Perché sono tanti da fare, cioè, comunque ci metterei tantissimo a farli, quindi ne scelgo due e poi ne faccio un altro in legno. Perché ho voglia di tagliare un po' di legno, onestamente. L'ho ritrovato. Tra l'altro mi ha mandato insieme anche un portachiavi fichissimo, ve lo faccio vedere. È una lisca di pesce tutta snodata, cioè è veramente bellissima. Io non so come ha fatto a fare questa cosa, non ne ho idea perché non conosco le stampanti 3D. Ma è veramente figa, cioè è proprio bella. Così bella che sarei tentato di metterci un'ancoretta, aggancio qua davanti e provarla. No, non lo faccio, non lo faccio. Questo diventerà il portachiavi della mia macchina. Grazie Matteo, sei un grande, grazie mille. Allora, cosa ci serve per fare un jig in piombo? Non voglio insegnarvelo, sto solo cercando di ricordare. Ci serve sicuramente lo stampo, il piombo, il filo d'acciaio, un accendino, un crogiolo e una torcia. Provo a tagliarlo con un seghetto a ferro. Oppure lo squaglio e basta, dai, lo squaglio. Maschera antigas quando fate sta roba, mi raccomando. Ok, l'armatura è fatta. La cosa bella del jig è che non bisogna mettere il piombo. Perché piombo? Vorrei usare questa pinza, ma stringe un po' troppo e deforma la gomma. Non so se poi mi viene male lo stampo, quindi userò degli elastici. Secondo me stringono proprio il giusto. Guarda che bello che è diventato il piombo. Mettiamo di nuovo la maschera, squagliamo di nuovo il piombo e coliamo. È esploso un elastico, purtroppo ci ha mandato il piombo sopra fuso e si è aperto. Però l'altro dovrebbe aver retto, speriamo sia andato bene, insomma, dai. Secondo me si può già aprire. Passati dentro pochi secondi, ma ci metto un attimo il piombo. Wow, decisamente è venuto bene. Ho trovato questo sistema per fare in modo che la parte arrotolata non vada a finire sul bordo esterno. Quindi per appiattirla semplicemente la metto su una morsa e gli do qualche martellata. La vera scocciatura dei jig è fare lo stampo, una volta fatto lo stampo è tutta una discesa. Voilà. Questo è venuto un po' colato qua dietro, ma si ripara tutto, eh. Eccoli qua, struttura iniziale pronta. Faccio anche un jerkino in legno, perché l'avevo detto, lo voglio fare. Sai cosa? Il jerk lo faccio con queste tavolette di balsa che ho comprato da AliExpress. Onestamente, secondo me è una fregatura, perché è più pesante della balsa. Non è balsa vera questa. Però è comunque un bel legno molto leggero. E sono proprio curioso di vedere se va bene per i nostri artificiali. Farò lo stile giapponese, ovvero ne metto due uno sopra l'altro e poi le... Capito? Cioè, capito? Sto parlando da solo, Lollo. Voglio fare un design un po' diverso oggi. Vediamo un po' che esce fuori.
Vado a fare una fotocopia e torno. Eccomi qua. Metto due punti di colla, così, e unisco le due metà. Spero si distacchino dopo. La sega a nastro mi sta dando non pochi problemi ultimamente, speriamo di riuscire a risolverli, però tanto possiamo correggere queste imperfezioni con la levigatrice, per fortuna. Centomila volte meglio. Sì, mi ero scordato di tagliare la paletta, ma non per questo dovete giudicarmi, eh. Ok, ora in teoria dovrebbe dividersi con una facilità imbarazzante, invece non si divide. Oh no, mi sa che ho messo troppa colla, raga. Ah no, eccolo. Olè, wow, fighissimo. Mi sento un sacco giapponese a fare sta cosa. Armatura fatta. Schiacciando forte dovrebbero rimanere i segni impressi. Palesemente non sono rimasti. Ci devo mettere proprio la cattiveria. Abbiamo praticamente disegnato la sagometta dell'armatura. Forse un po' troppo affondante così. Ok, in realtà è ancora affondante, però mi va bene, così mi piace. Comunque volevo fare una cosa figa e veloce, invece ci sto mettendo una vita a fare sta roba giapponese, perché è la prima volta che la provo, quindi non ci sto a capire niente. Mi piacerebbe anche mettergli un rattle, in realtà. Come posso fare? Magari potrei creare una cavità dove questa pallina può muoversi avanti e indietro. Ok, ho fatto due buchi vicini, ora li collego un po' col Dremel, vediamo. Ok, ora la pallina si muove liberamente, voglio mettere qualcosa che gli faccia fare rumore. Metto il colore così sul bordo, faccio coincidere le due metà, pigio e ho il segno interno. Allora, a questo punto ero talmente concentrato che non ho inquadrato bene, ma ho tagliato dei pezzetti di lamiera, li ho infilati dentro al buco, li ho attaccati con la supercolla, ci ho messo una pallina e quando li ho chiusi... magia! Dopodiché ho messo 12 quintali e mezzo di supercolla in tutta la superficie, stando attento a non mandarlo nei buchetti ovviamente, e ho finalmente unito le due metà stringendo fortissimo. Raga, ho combinato un disastro, ho incollato storte le due metà. Però vabbè, dai, carteggio, qualcosa si risolve. Abbiamo una forma e attenzione. Fighissimo, fa un sacco di rumore, speriamo nuoti anche bene. Ora bisogna mettere la paletta, lo farò con la resina bicomponente a 5 minuti. Questa è resina bicomponente a 5 minuti, ovvero ci mette 5 minuti a catalizzare e c'è tipo pochissimo tempo per mischiarla, però è sicuramente più tempo della colla attack e soprattutto non danneggia il policarbonato, è una cosa più importante è quella. Sono stato scemo, potevo approfittarne e fare anche quest'altri in plastica di Matteo, solo che... oddio, sai, forse la paletta la posso attaccare, tanto questo non c'ha armatura passante, quindi perfetto, ci infilo subito la paletta. Questo è praticamente piombini sotto, buchetto per la paletta, fatto proprio preciso, infili la paletta ed è pronto. Quindi impregno la punta di questa paletta di resina.
Vabbè, mettiamo le palline dentro. Ok, palline di piombo posizionate bene. Ole. Senti come rattola. Devo dire che è una bella faticata grattare la plastica. Cioè è più faticoso del legno. Però è un tentativo che va fatto. Ok. Non ricordo chi fosse, ma qualcuno nei commenti mi ha dato questa dritta di mettere un gancetto così sul trapano e semplicemente far girare questi in questo modo. Ci vuole veramente la metà del tempo così. Ecco qua, fatto in 3 secondi. Ah, comunque ho preso questi beccucci sottili che li aggiungevo qua al tubetto di colla, c'erano una misura più o meno universale e la casa è veramente una svolta, l'ho pagati un pacchetto da 100, mi pare 2 euro su AliExpress, quindi cioè, ve li straconsiglio, magari vi metto il link in descrizione. Questo jerk rispetto a quello che ho fatto io. Speriamo bene. Me lo scordo di mettere i piombi dentro questo. Sono molto piccoli anche questi, eh. Precisi. Dai. Mi ero scordato di raccontarvi questa cosa. L'altro giorno mi ero alzata un po' di resina epossidica e mi sono fatto una colata di un jig, vedi, lo stesso stampo, però invece che col piombo l'ho fatto con la resina epossidica. Gli ho messo un piombino dentro, l'armatura, non è proprio fatta bene l'armatura, l'ho fatta un po' al volo, però è più per vedere se funziona come concetto, ed eccolo qua. L'ho fatto anche uno piccolo, quasi dimenticavo. Prepariamo l'alluminio per tutti questi bad boys. Ho avuto un'idea. Sto pensando che per ottimizzare i tempi posso fare già tutte le squame così e poi dopo tagliare la forma. Perché farlo dopo? Beh, secondo me va bene così, dai. Non male, anche con questo metodo, però mi piace poter controllare che la parte frontale con le branchie non abbia squame, quindi penso che tornerò al metodo tradizionale con la prossima esca. Ho 2 notizie, una bella e una bellissima. La bella è che le esche sono pronte, vanno solo verniciate, sono tutte pronte, non ve le faccio vedere tutte, tanto ve le vedremo di nuovo dopo. Fanno una caciara incredibile e sono molto contento di questo. La notizia bellissima è che sta in maglietta, finalmente è tornato il caldo, raga. Cioè in questo momento si sta benissimo in maglietta, è una cosa, che gioia, che felicità. Non mi sembra vero, non mi sembra vero. Continuiamo. Voglio fare una keppia, quindi prenderò un modello così, ok, sì, mi ricordavo, c'ha dell'azzurro, del verde e del viola. Madonna quanto è bella. Ok, gli faccio una base azzurro e viola e verde color shift, secondo me verrà una figata. Azzurro metterò veramente poco.
Ora passiamo al viola verde, questo colore è bellissimo, ve lo faccio vedere da vicino. Viola blue violet. Stanno secondo il giallo e il rosa insieme. Simpatico. Bello. Niente male. Si è riempita la memory card nel tempo che si scaricava, che comunque ci vuole sempre una ventina di minuti. Ho fatto la cosa più pallosa in assoluto, ovvero ho messo tutte le esche sullo spiedo. Ci metto sempre una settimana a fare questa cosa. Ecco Lollo. Dimmi Lollo. Guardate Lollo come lavora. Lollo, quanto sei lavoratore te. Benissimo. E come ogni mio video che si rispetta, andiamo a impermeabilizzare e resinare le esche. Si può usare la resina epossidica bicomponente o il top coat. Il top coat è un po' più veloce, io ho scelto questo perché le volevo andare a provare la mattina dopo. Il top coat altro non è che un gel per le unghie che catalizza raggi ultravioletti. Ci mette circa 25 minuti. È una svolta epocale per quanto riguarda i tempi di asciugatura, ma non è resistente come la resina epossidica. Lo scelgo solo se ho voglia di provare gli artificiali nello stesso giorno o la mattina dopo. Lo mettiamo davanti alla lampada e lo lasciamo lì per una mezz'oretta. Ole, liscissime. Questa è senza dubbio la mia preferita, mi sono impegnato un po' di più ed è quella che andremo a provare tra poco, giusto a vedere se nuota, a cercare di prenderci qualcosa, anche se cavetani grossi che si mangiano sta roba qui non ci stanno, quindi non so cosa ci potremmo inventare. Vediamo. Me ne porto tre. Il cranchettino che mi ha mandato Matteo fatto con la stampante 3D, molto contento, mi piace tutto sommato, semplice ma efficace. La mia preferita, la Keppia, e poi mi porto il jig in resina epossidica bicomponente trasparente. Non romperò le balle ai bassi in frega, vado più a vedere come nuotano e cercherò di pescare in superficie quelli piccoli se ci stanno, o altrimenti qualche cavetano, che secondo me questa ai cavetani potrebbe piacere. Vi terrò aggiornati, ci vediamo in acqua. Incredibile ma vero? Cioè con noi corda, saluta con l'auto veloce e poi aperitivo con corda. Corda è il nome in codice per definire la mia fidanzata. Vi metto qui a fianco il motivo per cui la chiamo corda. Sei pronta? Nuoterà? Non nuoterà? Si è attorcigliato. Beh, nuota bene comunque, guarda. Mi fa un video, ti va? Vediamo se questo nuota. Oh, guarda come nuota bene. Ora la mia fidanzata farà un video anche a questo pesciolino, vero? Ma che bella sta barca a vela. Sì, comunque è Prada Luna Rossa, guarda che bella, mamma mia. E qua è successa quella solita cosa molesta che mi si è spenta la GoPro e non me ne sono neanche accorto. Però nel frattempo è successo un evento più unico che raro. Vi metto una foto qui. Ebbene sì, Livia ha provato a pescare. Che meraviglia. Ovviamente non abbiamo preso niente, tranne uno scappottino, che però lì non avevo neanche la GoPro montata perché stavo facendo aperitivo a fianco a un fiume. Allora ho preso la canna, ho lanciato e ho preso un mini scappottino. È stato molto bello. E poi il giorno dopo sono tornato a Roma. Guardate che è successo. Signori, oggi è un giorno speciale perché mi trovo a Roma, sul lungo Tevere, e sono qui con due ospiti d'eccezione incredibili. Mamma e papà! Salutate, siete su YouTube. Ciao. Mamma e papà che sono venuti con me a pesca. Grandi! Vediamo se riusciamo a cacciare fuori qualche bel signor scappottini.
ci vediamo dopo. Abbiamo letteralmente parcheggiato in Sudafrica. Devo fare un chilometro a piedi sul Lungotevere, che figata, eh? Qua un lancettino inaugurale ce lo facciamo, secondo me. Che dici? Dai, vai. Porca vacca, l'ho già persa. Guarda che razza di imbecille. Non ci voglio credere. E vai. No, in mezzo agli alberi. Queste tutte stoffe incagliate negli alberi. Ciao, grande. Ho già spaccato la prima paletta, primo lancio. Ah, vabbè, tanto è la normalità. La norma, sì, sì. Salve. Il collaudo del jerk di plastica è assolutamente promossa, Matteo. Grande. Ah, no, era una pianta. Nemmeno una toccata. Mamma mia, ragazzi. Niente? Hai visto che grosse che so? Ah, guardate che ho preso. Poi cerchiamo di mangiare i panini con la mortadella. Che te stai mangiando, mi? Preso qualcosa? Sì, vero? Cosa? Vedete quando incontri il tuo idolo, no? Fatta la finita. Grande. Alessio. Alessio. Davvero, grandi, che carucci. Tutte e due interessati? Grandi. È prevalentemente colpa tua se adesso siamo passati allo spinning a fare... Sì, eh? Sì. Diciamo che tra te e Liscio avete contribuito parecchio. Ah, Giulia, ma dove hai portato? Se andavamo al mare scappottavamo sicuro. Ciao! Sì, grande! Ma ti ho visto da sopra. Ammazza! Qualcuno sapeva fare qualcosa troppo bene, si vedeva che sapevi dove lanciare. No, io la prima volta è pesca al Tevere, figurati. Sta prima. Ciao caro, buona giornata. Mamma mia, comunque è mortorio qua, oh. Il primo giorno è stato un fallimento totale. È stato comunque bello fare una passeggiata con mia madre, mio padre e Giuliano, grandissimo. Ma un fallimento di dimensioni bibliche, manco un pesce, né io né nessuno. Però comunque ci siamo divertiti, non mi lamento. Ho tempo fino a dopo pranzo, sono le 9:15. Io direi che altri due lancetti ce ne andiamo a fare, che dite? Mi sono ovviamente scordato il power bank a casa perché sono rincoglionito. Mi sono portato il cavalletto, metto, e se riesco metto il cellulare e magari cerco di fare qualche video dall'esterno. Oppure metterò qualche bella foto, se prendo qualcosa. Che scemo. Ok, fantastico, ho trovato un punto comodissimo per mettere il cavalletto e... a pesca. Veramente pieno di moscerini. Saltando pesci belli grossi. Probabilmente le due ore meno emozionanti della mia vita. Comunque molto bello. Ho scoperto un posto nuovo veramente carino. Ci tornerò sicuramente. Ma vediamo cosa è successo al mare. E siamo di nuovo col Defra. Sempre presente. Quando sta? Ah, Dio, non ti vedevo. Sì, sì, è lui, è lui. Ah, mi ha preso lo spot mio privato. Io ho pagato l'affitto quelli, lo sai, sì? Sì. 6 euro al mese. Inizio a micro. Io praticamente se più non sarei viene il tetano. Cos'era? Che cos'era? Signor Defra? Oh! Ma che stai strusciando? Sono loro! Ho tirato sopra? Guarda, ti ho tirato sopra l'esca proprio! Cioè, assurdo! Cioè, quante possibilità c'erano? Una sul mare! Ma poi però l'ho preso in pieno! Cioè, subito, manco recuperato, già era ancorato! Che stile! Hai fatto? E dai, allora! Grande! No! Maiale! Ma sti pesci, perché a me non mi mangiano?
Però avete tutti preso una cacciata o un pesce sentito? Tranne il sottoscritto. No, ho tirato malissimissimo, Francesco. Ho tirato veramente male. Ui, che cos'era questa però? Oh, ho preso una cacciata, raga. Almeno una gioia, oh. Ehi. Sì, sì. Di nuovo. Non so se è meglio a te, eh. Siamo molto vicini. Eccolo! Finalmente! No, no! Ho fatto una bella ripartenza! Mamma mia! Dai! Dai! Oh, mamma mia come tira! Oh, vada! Raga, non riesco a pomparlo! No! Porco Giuda! Ma è finito in mezzo ai scogli! Sta lì! Ma guarda dove sta! Come c***o recupero? C'è un raffio o qualcosa, raga? Ma da qui si vede? Cioè se riesci a arrivare, dici? Prendi il boga? Ah, giusto, bravo! Non ci ho pensato al boga! Fa un po' vedere dove sta? Fammi luce? Ah, lì sotto! Faccio! Oddio, non ci arrivo di un centimetro! Preso. Grande. Oh, scusami. Recuperato. Ma in mezzo agli scogli stavo là sotto. Fai un attimo l'uccellino, voglio far vedere il video questo. Incredibile. Ripreso. Un calcio d'angolo. Contro ogni pronostico. Abbiamo rischiato di rimanere a piedi. Incredibile. Mi sono scordato di mettere benzina, preso dall'emozione. Per oggi, gente, è veramente tutto. Grazie di aver visto il video fino alla fine, ve ne sono immensamente grato. Come al solito, questo Needle, che è il più sgangherato che ho, è veramente malconcio, raga. Cioè, guarda, è veramente quello che ci ho messo meno cura nel costruirlo e nel preservarlo, ed è l'unico che mi dona ogni volta una soddisfazione. Fucsia sopra, rosa sotto, veramente brutto. Veramente brutto, ma i Serra non credono la stessa cosa. Se vi è piaciuto quello che faccio, potete lasciare una libera offerta all'interno del link per le donazioni che lascio in descrizione. Libera, perché non è importante quello che mettete. 5 euro, 10 euro, 20 euro. Scusate, ho un po' di tosse oggi, ragazzi. Altrimenti, se volete mandarmi un regalo di qualunque entità, potete contattarmi in privato, io vi dirò il mio indirizzo. O se volete mandarmi un regalo tramite Amazon di roba che mi serve, c'è la mia wishlist che sta sempre in descrizione. Tutti i prodotti che ho usato nel video li metto in una serie di link in descrizione. Acquistando da quei link anche mi supporterete, perché io prendo una piccolissima percentuale su ogni prodotto che voi comprate. Quindi se proprio siete in dubbio su quale prendere, prendete il mio e mi fate un gran favore. Questo è veramente tutto per oggi. Zora, zitta! Questo è veramente tutto per oggi, ci vediamo la settimana prossima e ho già in mente cosa farò la settimana prossima. Non vi do nessuno spoiler.